Ciao a tutti ragazzi, sono Lori e ben ritrovati alla Top 5 Episode 2, ovvero la Top 5 composta da Leo Assieme di Clip che ci invia la settimana che stai vedendo. Questa Top 5 è gentilmente sponsorizzata da Top Acitare e Contro Freak. Troverete come al solito tutti i link in descrizione. Comunque direi di non perdere altro tempo e di partire subito con la quinta posizione, che ce la porta Don't Wise. Spero di aver pronunciato bene il suo nome, che si trova, come state per vedere, su Black Ops 3 e su Nuketown. Inizialmente con Weevil nelle sue mani, prende la prima kill, ricarica, ma non gli servirà più quest'arma perché tira fuori subito il Purifier, un'abilità fortissima soprattutto in questa mappa, e l'ha appena dimostrato facendo una tripla totalmente a caso, spammando semplicemente le fiammate davanti a lui. Si avvicina ad altri 5 nemici, li prende tutti in pochissimo tempo, si avvicina allo spawn sulla bandiera di A e a questo punto c'ha pure il visato attivo, spamma un po' di fiammate, prende una doppia e poi morirà, quindi vi ho tagliato la clip. E passiamo subito alla quarta posizione, dove troviamo Shock V9, che si trova sempre su Nuketown, questa volta però con un CUDA e su Cerca e Distruggi Recluta 6v6, attiva subito l'overdrive. Si avvicina, è già praticamente dall'altro spawn, sulla bomba di A, tira una stun perché vede che ci sono due nemici al di fuori della casa, fa una doppia, spara un alleato confondendolo per un nemico probabilmente, sale subito sopra la casa dove trova un nemico che campera, lo prende, fa un'altra doppia, manca un solo nemico per concludere questo full team in pochissimo tempo, esattamente in 16 secondi, vede che l'ultimo è sopra queste scale che ha attivato Psicosi, lo prende e conclude così questo full team in veramente pochissimo tempo, complimenti a Shock. Alla terza posizione invece troviamo Raffi 2511, che si trova sempre su Black Ops 3, questa volta però su Combine con un Locust, prende la prima kill, un'altra kill, Quad Feed e 5-on subito velocissima, così sulla bandiera di A, anche se non era dominio, comunque avete capito che lo spot era quello, è abbastanza utilizzato. Alla seconda posizione troviamo Fede Fala 97, che si trova penso su la nuova modalità, tira il C4 e fa una sestupla velocissima, indolore, veramente una clip veloce che comunque si è meritata secondo noi la seconda posizione. Alla prima invece troviamo Death Brawler, che si trova su Fringe con un SVG, questa volta col termico, spara in mezzo a questi treni e prende una tripla one bullet così a casissimo in uno spot che non si vede troppo spesso. La top qua è finita e spero che vi sia piaciuta, se così vi interessa un mi piace, commentate, iscrivetevi se non si corre, se volete passare la pagina su Facebook. E ragazzi, ho finito. Ciao a tutti. Una gialla che sembra un bazooka nella tuta. Minchia, non ti piace il GTF? Figa. Minchia, ammazzati. Figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.